Ciao a tutti! Allora, nuovo video. Ho cercato alcune curiosità riguardo la vista dei cani. Sapete che io amo i cani, ho due cani, in passato ho avuto tanti cani, ho anche un gatto comunque adottato anche lui. E per curiosità stavo cercando se è vero che i cani vedono i colori, vedono in bianco e nero, e quindi visto che ho scoperto qualcosina ve la comunico, magari a qualcuno può essere, può ritrovarlo interessante, insomma. Allora, innanzitutto ho scoperto che con gli studi attuali diciamo che non si sostiene più che i cani vedano in bianco e in nero, i colori li riescono a vedere. Già questa è una cosa positiva, perché mi viene in mente tutte le volte in cui io aprivo i penny, faccio dei regali, anche solo dei giochini, e poi li faccio scegliere il colore, e già lì più di una volta avevo questa, diciamo, perplessità riguardo se veramente comprare i giochini al cane di colori diversi avesse realmente un senso, perché spesso per farli riconoscere compravo colori diversi. Un'altra cosa interessante è che il cane non vede bene da vicino, ma deve in qualche modo mettere a fuoco. Io però mi sono fatto una domanda: perché? Perché il mio cane in realtà, diciamo che noi pensiamo che i cani abbiano paura del buio, in realtà loro vedono meglio al buio, ma il mio cane quando al buio piange, quindi dobbiamo accendergli una lucina. Quindi sto cercando di capire perché, perché vede meglio, non riesco a capire questa cosa. Comunque i cani da quello che hanno scoperto i cani riescono a vedere bene il giallo e il blu, però non riescono in nessun modo a vedere il rosso. Questo potrebbe esservi utile se volete fare un regalo al cane per sapere che colori scegliere.